Come al solito, la notte successiva a ogni nuova puntata del GF VIP porta sconvolgimenti. Anche stavolta, dopo la puntata di ieri 17 febbraio 2022, i vipponi hanno dato il meglio di sé. Alex Belli, da poco ritornato in casa, si è confessato alla moglie, infuriata Delia Duran riguardo a ciò che ha detto piangendo ieri mattina a Soleil Sorge. Nel frattempo c'è chi non sopporta più il triangolo amoroso tra l'attore, la venezuelana e l'italo-americana, si tratta, tra i tanti, di Davide Silvestri, che ha letteralmente sbottato. C'è stato anche chi si è lamentato di disparità di trattamenti come Soleil Sorge, criticata da Manila Nazzaro, e chi ha minacciato di lasciare il loft di Cinecittà come Alessandro Basciano, che ha ricevuto una punizione. GF VIP Alex Belli, la verità svelata a Delia Duran. Ieri mattina, 17 febbraio 2022, Alex Belli è letteralmente scoppiato in lacrime tra le braccia della cosiddetta amica artistica Soleil. Dopo che le immagini dei loro abbracci sono state mostrate ai GFini in puntata da Alfonso Signorini, nella notte Belli ha pensato bene di spiegare alla moglie cosa ha detto alla Sorge. L'attore di 100 vetrine si è posto ancora una volta come vittima della vicenda, raccontando alla Duran cosa ha subito una volta uscito dalla casa lo scorso dicembre. Io fuori di qui ho subito di tutto. Dalle tue parole e gli attacchi di Natalie è successo di tutto. Avevo tutti contro, avevo il mondo contro. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera. Io ho dovuto mandare Stella in TV. Non volevo raccontartelo. Per tutti i cecchini che mi hanno preso di mira ho schierato Stella a difendermi. Te non ti rendi conto del disastro che hai fatto quando sei entrata dentro. Hai smontato quello che noi siamo e tutto, tutto, tutto. Hai detto che non mi lasciavi soltanto perché avevi tutte le tue cose a casa mia, ti rendi conto? Eppure anche tu ci sei stata fuori e sai bene cosa succede. Certe frasi che uno dice qui dentro hanno un peso. Hanno pesato le mie e così è successo con le tue. Però davvero non puoi immaginare cosa ho sopportato in questo mese e mezzo. Belli, dopo aver spiegato le cause della sua crisi, ha chiarito perché è andato a piangere proprio dall'italo-americana. Per questo motivo ho pianto, perché sono crollato. Mi hai descritto come un mostro e non lo capisci. Mi lanciavi colpi, colpi, colpi e fuori aveva un peso tutto questo. Mentre Sole in quei momenti mi difendeva qui dentro e per questo stamani ho pianto con lei. Però anche io ho i miei cedimenti. Non sono un cavolo di robot. Pensi che sia facile sottrarsi a una macchina mediatica del genere? Quindi quando mi dai queste colpe stai attenta. Sono psicologicamente distrutto, sto implodendo. Appena finirà tutto non vedo l'ora di andare in vacanza con te lontano da tutta sta roba qui. Il fatto che l'attore 39enne sia stato preso di mira dalla Caldonazzo, che l'ha definito narcisista psicologico, ha ancora oggi delle conseguenze. A quanto pare dopo la puntata Belli avrebbe addirittura aizzato Lucas Casella a scontrarsi contro di lei. Delia Duran e Alex Belli sono stati, sempre nella notte, il bersaglio dello sfogo di Davide Silvestri, che ha detto chiaramente di essersi stufato del teatrino che li vede protagonisti. Quando finisce lo show, qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all'iperbolico, all'estremo, diventa una rottura di palle anche per uno che ci crede, fidati. Te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro, ma siete una rottura di palle. Thank you.
We'll be right back.